Mi fa molto piacere che in un luogo straordinario che racconta la storia della città di Napoli, come l'Archivio di Stato, ci sia l'occasione di parlare di un grande successo cinematografico che racconta la storia di questa città, in particolar modo la storia teatrale. Lo avevamo già detto alla vigilia del festival. Complimenti a Mario Martone, al di là di come fosse andata, per questa scelta coraggiosa. Non la prima volta, dopo il successo del sindaco di Rione Sanità, ancora una volta Martone ci regala la storia del teatro sul grande schermo. Un'operazione un po' rischiosa, non facile, che per fortuna al botteghino sta avendo già uno straordinario successo. Vedere Qui rido io, il teatro al cinema, al secondo posto al box office, onestamente mi dà un sorriso, parafrasando il titolo, di gioia e soddisfazione. La storia del teatro napoletano, ma italiano, perché Edoardo Scarpetta è stato tra i più grandi commediografi di questo nostro paese, papà di Edoardo, di Filippo a Napoli, basta dire Edoardo, ma non soltanto a Napoli, una storia biografica che però racconta soprattutto una città. Qualcuno ha detto correttamente l'antropologia di Napoli, di quella Napoli di inizio XX secolo, della Belle Époque partenopea, che si raccontava molto sulle scene del teatro, di quel teatro in cui il grande talento degli attori veniva anche prima o andava oltre lo spartito, diciamo, del testo. Non a caso è stato scelto Toni Servillo, che è stato un grande mattatore a Venezia, presente in tre pellicole, tra le due più importanti in concorso, quella di Martone e quella di Sorrentino. Ha avuto il premio del sindacato dei giornalisti cinematografici non a caso, ma soprattutto è stata l'occasione per vedere, vorrei dire quasi consacrati, altri grandi attori del palcoscenico cinematografico e teatrale napoletano, con due menzioni speciali per Lino Musella e Cristina Dell'Anna, che forse erano stati etichettati troppo presto come attori da Gomorra, e poi invece sono venuti fuori con delle ottime performance cinematografiche. Musella ha equiparato la tripletta di Servillo, anche lui presente con tre film a Venezia, due film per Silvio Orlando, una Venezia, come dire, fortemente targata Napoli, in attesa che nei prossimi mesi escano anche gli altri film, Aria Ferma e in particolar modo il film di Sorrentino. Perché lo vuol sapere? Silenzio!